mi sono molto emozionata quando ho sentito questa cosa qui di Venere. E innanzitutto perché non me l'aspettavo. Uno in genere associa la possibile vita a Marte, e io poi ho imparato a associarla anche a una serie di lune di pianeti gassosi, perché ho approfondito un po' per varie ragioni anche la situazione di questi satelliti. Però effettivamente Venere, confesso, ero impreparata e quindi mi ha colta veramente di sorpresa. E secondo me è molto bella come cosa, perché è inaspettata. I ricercatori stessi nell'articolo dicono che in realtà loro avevano fatto questa misura per testarne la fattibilità, per poi applicarla ad altri pianeti, sia il sistema solare sia extrasolare. Quindi sono rimasti stupiti anche loro dal trovare questo composto nell'atmosfera alta di Venere. E a me piace quando ci si imbatte in qualcosa che non si capisce, perché secondo me è quello veramente il nucleo della scienza. Scoprire cose nuove e cercare di comprenderle, quella è la parte veramente divertente. Per cui la presenza di questa fosfina, certo, eccita l'idea che si possa trattare di una forma di vita extraterrestre, perché sarebbe ovviamente una scoperta assolutamente straordinaria. Ed è una possibilità, comunque, una possibilità che assolutamente non è fuori dal tavolo. Però al momento ancora le prove non sono così solide da poter concludere che c'è la vita su Marte, su Venere, scusate, ovviamente. Però è anche interessante se non fossero i batteri, ma fosse qualche fenomeno fisico e chimico che avviene all'interno dell'atmosfera di Venere e che al momento non conosciamo, semplicemente perché non abbiamo una conoscenza approfondita di quell'ambiente lì. Quindi è comunque una scoperta importante, perché appunto è qualcosa che non conosciamo, che non comprendiamo ancora, che non sappiamo spiegare e quindi va approfondita per riuscire a spiegarla. In ogni caso è qualcosa di veramente nuovo e quindi questa cosa mi ha molto eccitata, io sono stata veramente molto contenta di sapere che era stata fatta questa scoperta.